Dov'è Guido? Oh, ma non ti ho visto dal titolo, io sono Guido. Comunque, adesso sto pigiando, lasciatemi stare. Lasciatemi stare! Luca stava dormendo per terra. Dada, quante volte ti sei messo a dormire là per stare in cucina? Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. I capelli sempre che sembra una sconvolta. Praticamente stamattina ho già fatto la conferenza con Bibi. Ho già fatto colazione, i bambini si sono svegliati, stanno facendo colazione, ho già dato il latte a Pia. Adesso mi metto a stirare. Buonanotte, ciao a tutti. Dai, arrivo. Olivia, Olivia, vieni, Olivia, Olivia. Allora, è arrivato un pacchetto e vediamo che cosa c'è dentro. Posso aprirlo? Ci do una mano. Qua pure. Si apre. Allora, poi c'è partito. Che violenza. L'ho vista. Poi qua dentro c'è una cosa. C'è che la mamma, guarda. L'ho fatto. Dopo lasciali lì, dopo guardiamo. Guarda, scritto anche di te, signore del canale, ho spentito. Ti ringrazio per la visita virtuale che mi hai fatto. Allora, in realtà lo sapevo, praticamente è la prima collaborazione che farò sul canale e con Tammy Moon, cioè col canale Tammy Moon, che è di Valentina, una ragazza fantastica, mi ha scritto anche questa lettera, bellissima, grazie Valentina. Allora, leviamo la lettera e poi guardiamo... la maglia, come fa? Allora, la maglia si presenta così, qua ha messo il suo logo e sono felicissima perché così sappiamo bene da dove arriva. Ha messo la nostra foto, bellissima. E poi qui c'è la scritta 8 sotto un tetto. Poi il colore è azzeccatissimo perché è il mio colore preferito. E poi dietro ha messo il gattino sulla luna. Bellissima. Ma poi nella lettera c'era scritto che aveva messo anche dei pensierini per i bambini e ha messo per Manuel e Gabriele un portachiavi. Sì, dei portachiavi. Anche qua, portachiavi. Ah, scusate. Anche questi sono i un portachiavi. Poi anche per noi la cosa. Invece per le bambine. Ah, ecco cosa sono anche le per te. Ah, grazie. Ecco cosa sono le fruttine. Guarda. Cioè, ho visto il video. Però, non l'ho ancora visto per intero, in realtà. Ma sono bellissimi. Mamma, anche questo. Giada non lo voleva far vedere. Perché è mio questo. Wow, sono bellissimi. Grazie. Grazie tantissimo. Anch'io. Mamma, lo voglio già aprire. E anche i portachiavi, sono bellissimi. Grazie, grazie. Anche la maglietta. Ecco qua, creazione by. Creazioni grafiche, bomboniere, gadget, inviti, feste ed eventi, servizi stampa, fotolibri, biglietti da visita, vetrofania, adesivi, etichette e molto altro. Valentina Tammy Moon. Bellissimo, grazie Valentina. Io l'ho già perché mi piace tantissimo. Per il papà ci scambiamo la maglietta. Grazie Vale, grazie. Thank you.
Pia. Pia. Ma le parole aggiunte sono no. Ma gli ho dato del cibo spaziale. Pia. 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 Allora, ho stirato, non tutto perché c'è veramente tantissima roba, però un bel po'. E intanto ho dato una sistemata, poi dopo vi faccio vedere, diciamo, com'è venuto. Oggi a pranzo hanno preparato da mangiare Manuel e Giorgia, mentre io, cioè stamattina, mentre io stiravo un po'. E invece adesso hanno poi preparato la abbiamo fatto merenda, abbiamo guardato Toy Story, adesso il secondo lo stavano vedendo adesso, e hanno fatto anche dei compiti stamattina. Gabriele ha fatto la video lezione, Manuel anche hai fatto la video lezione, Manuel? E, beh, diciamo che Gabriele non si è comportato proprio benissimo durante la video lezione, quindi è in punizione per oggi. E adesso sto preparando la cena. Stasera mangiamo gnocchi con ragù, quindi Giorgia mi ha messo su mezzo ragù, adesso vi faccio vedere, io aggiungo la salsa e qualche spezia e poi devo fare workout. Ho messo un po' di cipolla in granuli e un po' di noce moscata, mescolo, con la sinistra non mi è molto facile. E adesso vado a mettere la salsa. Abbiamo messo anche un po' di vino che è già evaporato, quindi adesso vado a metterla.
Ok, ho aggiunto due bottiglie di salsa e anche un po' d'acqua. Preso qua le bottiglie, insomma, adesso metto il coperchio e lascio cuocere piano piano. E boh, e adesso vado a fare workout. Sto. Vabbè, c'è Giara che piange perché litigano sempre. Allora, adesso volevo fare il pane. Non gridate per piacere. Non gridate. Non gridate. Allora, vado a fare il pane senza glutine per Maurizio e per Gabriele. Stasera non ci serve, però così domani ce l'hanno già pronto. Se Maurizio ci vuole portare via un panino o qualche cosa, comunque domani mattina vuole fare colazione, così ce l'ha. Allora, è un esperimento, perciò io vi faccio vedere. Se viene bene vi lascio poi gli ingredienti scritti. Non mi viene. Qui. Ok? Se invece viene male, gli ingredienti scritti qui non li vedrete. Perché non so come viene? Perché vado a mischiare, per finire, sono quelle farine là, tre tipi di farina. La farina di piselli, la Nutri-Free per pane integrale e questo qui che è un mix rustico della Revolution. E li vanno a impastare nella planetaria, perciò non so quello che succederà. Vediamo. Allora, per prima cosa, vabbè, metto il gancio verso le farine. Poi vado a versare l'acqua tiepida con il lievito sciolto dentro. E vado a far partire la macchina. Intanto vado ad oliare la teglia. Io ho usato questa qui da plum cake. Aggiungo il sale e faccio ripartire la macchina. Inizio a versarlo nella teglia, ma poi mi sono ricordata che mi sono dimenticata di mettere l'olio, quindi lo vado a rimettere nella ciotola della planetaria e lo rimetto al suo posto per farlo girare con due cucchiai d'olio. A questo punto, che finalmente avevo messo tutti gli ingredienti, lo vado a versare bene dentro la teglia e lo livello. Poi lo copro con la pellicola e lo metto nel frigo fino alle 16 di domani. Ora sono le 19:30. Un nuovo video. Dunque, lo inizio tardissimo perché sono le 7, infatti vi metterò più giorni assieme,
Ma stamattina poi vi faccio vedere perché sono dovuta stare dietro a mano e lavare a fare un compito di tecnica veramente difficilissimo. Nel frattempo le mie unghie se ne sono andate tutte quante, è rimasta una sola sopravvissuta. E adesso vi faccio vedere com'è il pane, così poi lo andiamo a infornare e vediamo com'è poi da cotto. Infatti devo ancora editare il video che deve uscire domani, perché vi avevo detto che vi mettevo la ricetta, ma finché non vedo come viene il pane non posso esportarlo per caricarlo su YouTube per metterci la ricetta, oppure no. Quindi adesso vediamo. Comunque adesso vi faccio vedere quello che sta facendo Manel e poi vi faccio vedere com'è il pane finora. Ah, oggi Giorgia ha preparato una merenda deliziosa, come avete visto dalle immagini precedenti, quindi Manuel non voleva che la facessi vedere. In pratica la professoressa di tecnologia gli ha dato da fare una assonometria di questo, cosa che ha detto, teatro, c'era scritto, con la scritta, vabbè, andrà tutto bene, adesso è ancora in corso d'opera, ve lo faremo vedere poi quando sarà finito. Allora, qui c'è il pane. Come vedete è lievitato perché è il doppio. Da questa parte è un po' più basso, da quella parte è un po' più alto, ma vabbè. Adesso lo inforniamo per 50-60 minuti a 200 gradi e vediamo un po' come viene. Allora, qui c'è il pane uscito dal forno. A me non convince tanto, mi sembra un po' un mattoncino. Comunque adesso proverò a tagliarlo e vediamo com'è. Questo qua è come è venuto dentro. La crosta è venuta un po' spessa, forse la temperatura non era, non so, quella giusta. È molto... diciamo... Ma il gusto è buono però. Mamma ha detto che dobbiamo aspettare quando è freddo, quindi adesso vado a preparare la cena. 1, 2, 3, come on!